Buongiorno ai nostri cari lettori, lettrici di altra età. Ormai l'estate possiamo dire che è alle porte, no? E con essa anche la voglia di mettersi in forma e di affrontare col sorriso la tanto temuta prova costume. E oggi siamo qui con Simone Doti, che è un personal trainer e longevity coach, per scoprire un metodo un po' più efficace di quello che spesso conosciamo come quelle diete lampo oppure quei beveroni, no, svuota grassi, che magari potrebbe permettere di raggiungere un risultato in tempi, diciamo, graduali, in maniera anche più mirata, senza annoiarsi e soprattutto senza stress. Quindi io intanto vi presento il Simone Doti, che è un piacere averla qui, benvenuto. Buongiorno a tutti, piacere mio. Intanto allora le volevo chiedere, lei è anche fondatore di Criovis, quindi le chiedo insomma di che cosa si tratta e com'è nata appunto l'idea di creare questo metodo per migliorare lo stile di vita delle persone. Sì, allora, Criovis è una società di servizi alla persona rivolti al benessere a 360 gradi, che è nata 6 anni fa. L'ho fondata io personalmente. Negli anni ovviamente si sono aggiunti dei collaboratori che poi sono diventati anche parte soci, che sono tutti operatori, professionisti sempre nel settore del benessere, quindi parliamo di fisioterapisti, parliamo di nutrizionisti, di psicologi dello sport, osteopati e massaggiatori. Quindi è un team di persone, di professionisti del settore che si occupa proprio del benessere a 360 gradi. Criovis perché crio è la parola appunto che fa da core business nella nostra attività, la crioterapia, e vis dal latino forza, quindi forza del freddo. La forza del freddo perché? Perché per primo in Italia ho portato 6 anni fa la crioterapia sistemica, mi ci sono avvicinato per esigenze sportive già da 10 anni fa. Io gioco a tennis a livello agonistico, avevo dei problemi a livello proprio osteoarticolare, di recupero, perché comunque giocando tanto e passando gli anni sono all'ordine del giorno, e ho iniziato a farla prima per me stesso e poi ho visto e studiato tanti benefici e ho deciso di proporli al pubblico. Il mio background è da 25 anni, mi occupo ovviamente di training e di longevità, quindi ovviamente poi ho proposto questo al mio pubblico e diciamo che è stato accolto in maniera molto entusiasmante. Da lì, ovviamente si sono evoluti gli studi, abbiamo un gruppo di ricerca scientifica, abbiamo dei medici che collaborano con noi, e i benefici della crioterapia si sono ormai consolidati e sono ormai sulla bocca di tutti, se ne parla tanto, e abbiamo integrato dei protocolli di lavoro specifici proprio legati alla crioterapia. Ecco appunto che poi andiamo a presentare quello che è il nostro percorso. Il Cryohacking Summer Program, perché è un percorso basato su ricerca scientifica, basata sugli studi legati alla crioterapia e all'allenamento ad alta intensità, riportato sulla tavola da surf che noi abbiamo in esclusiva come distributori per l'Europa, che è un'attrezzatura molto utile dove fare un lavoro funzionale. Quindi questo metodo che abbiamo strutturato è un metodo per raggiungere un risultato in maniera efficace, veloce, rispetto a un allenamento tradizionale che potrebbe essere più impegnativo, sempre seguiti da professionisti e con un percorso studiato ad hoc su misura. E questo metodo, insomma, spulciando un po', diciamo, sul vostro sito, mi sono un po' informata e ho visto che appunto questo metodo di cui parlavi, si fonda sulla conoscenza e l'approfondimento di cinque pilastri del benessere. Quali sono questi cinque pilastri? Assolutamente sì. Partiamo dall'alimentazione, l'allenamento, la nutraceutica intesa come integrazione specifica, la meditazione e la gestione emotiva, sono la stessa, diciamo, lo stesso elemento, lo stesso pilastro, e poi la crioterapia. La crioterapia fa da catalizzatore ai quattro pilastri del benessere che ho enunciato prima,
per velocizzare, diciamo, un risultato. Quindi questo, il trattamento del freddo unito ad allenamento, alimentazione, nutraceutica e lavoro interiore, inteso come meditazione, gestione delle emozioni, porta a un risultato duraturo nel tempo. Duraturo nel tempo perché il nostro goal è quello di far cambiare le abitudini alle persone, cioè far sì che un corretto stile di vita, un healthy lifestyle, faccia parte diventi un'abitudine sana integrata nel proprio percorso di vita. E nel pratico, così insomma, se ci vuole dare già qualche consiglio un po' più concreto, magari sulle tipologie di allenamento, anche Certo. in base all'età, immagino poi cambi, quindi magari per un pubblico più avanti con l'età, quindi superati i 50 anni, quali per esempio esercizi consiglia di fare? Allora, noi abbiamo un pubblico, ecco, dall'età va dai 35 ai 65, 70 anni, anche di più. Un pubblico di 50 anni, come mi ha chiesto lei, è sicuramente un pubblico che ha bisogno di fare un lavoro che viene definito neuromuscolare, cioè neuromuscolare dove andiamo a sviluppare neuroplasticità, perché in ottica e in termini scientifici per far sì che una persona sia più longeva, deve sviluppare neuroplasticità. Quindi andiamo a fare un lavoro dove facciamo quello che ho riferito prima, un lavoro neuromuscolare su un attrezzo che permette di fare un lavoro sia funzionale che neuromuscolare, che è per esempio la tavola da surf che noi proponiamo. È un allenamento divertente perché diventa una wellness experience, si può lavorare con tutto il corpo, a circuiti, a diverse intensità, con piccoli e grandi attrezzi. È molto duttile e adattabile a tutte le fasce di età e ovviamente sarà poi compito del professionista in base alle esigenze del cliente ed è verificare qual è l'allenamento più adatto da fare e da riportare sulla tavola. E dal punto di vista invece dell'alimentazione, che poi va a braccetto, diciamo, anche Certo. con l'allenamento, qual è una sorta di dieta consigliata che si può adottare? Allora, una dieta consigliata, oggi si parla di tantissime tipologie di dieta. Innanzitutto la cosa fondamentale è la consapevolezza degli alimenti, cioè sapere che cosa stiamo mangiando. Sicuramente una dieta che va a regolare la glicemia, cioè abbassare l'indice glicemico del nostro pasto, questo perché la glicazione porta poi a de determinati fattori ossidativi che danneggiano il nostro corpo. Fondamentalmente quello che consiglio è un pasto dove c'è presente sempre tanta verdura, quindi il 50% del nostro pasto deve essere composto da verdura che comprende anche dei carboidrati complessi, ovviamente della fibra, delle proteine nobili e dei cereali integrali. Quindi cereali integrali intendo del riso, della pasta, del farro, però integrali, oppure patate, tuberi, ecco, queste cose qua. Il mio consiglio per far sì che le persone non si sentano poi costrette ad un'alimentazione forzata è quello di avere un piatto, prendere proprio un piatto e dividere le percentuali del piatto in questi termini, con un 50-30-20, in modo tale che sia più facile da gestire e di bilanciarlo in base al loro dispendio calorico. Cioè, uno sportivo può seguire questa dieta, però ovviamente dovrà mangiare di più rispetto a una persona sedentaria, ok? Certo. Poi, se uno vuole andare nel dettaglio e vuole farlo in maniera super specifica, allora si affida al nostro nutrizionista, che poi è anche mental coach, il quale appunto fa un percorso molto importante, che è quello di seguire day by day la persona nel motivarla e nel farle cambiare le proprie abitudini alimentari. Io ringrazio tantissimo Simone Dotti per tutti questi preziosissimi consigli, anche perché appunto ormai insomma, l'estate, come dicevo prima, è alle porte, quindi sicuramente sono consigli preziosissimi che potranno appunto essere utili al nostro pubblico e naturalmente metteremo tutti i riferimenti anche al vostro programma nello specifico, nel caso in cui qualcuno volesse curiosare e sapere di più. Ringrazio nuovamente Assolutamente. tanto il dottor Doti e auguro a tutti una buona giornata. A lei e a voi. Grazie a voi. Salve.